Buon pomeriggio, buona domenica e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. In primo piano la cronaca. Torniamo sul femminicidio di Colli al Metauro di Saltara. Domani alle 11 l'udienza di convalida dell'arresto di Ezio Di Levrano, che ha ucciso a coltellate la moglie davanti ai tre figli di 14, 13 e 6 anni. Vediamo. Da mesi, forse anni, subiva violenze e minacce, ma non lo aveva denunciato. Anzi, era stato lui ad andare dai carabinieri per denunciarla per abbandono del tetto coniugale e lei, alle forze dell'ordine, aveva poi raccontato tutto. Era scattato così meno di una settimana fa il cosiddetto codice rosso, ma questo non è bastato a proteggere Ana Cristina Duarte Correia, brasiliana, 38 anni, mamma di tre ragazzini di 14, 13 e 6 anni, uccisa a coltellate dal marito Ezio Di Levrano, 16 anni più grande di lei, nella casa di Saltara di Colli al Metauro, nel Pesarese, nella notte tra venerdì e sabato, davanti agli occhi innocenti di tre ragazzini che hanno tentato anche di soccorrere la mamma, tamponando le ferite sulla pancia, aperte da più colpi di coltello a Serramanico. Le indagini dovranno chiarire perché i due si trovassero insieme nell'appartamento dove la famiglia viveva da una manciata di settimane. Dopo il racconto di Anna Cristina, ai carabinieri era scattato di fatto l'allontanamento da casa, come prevede appunto la procedura codice rosso. Forse la donna era tornata per portarsi via i figli, sarebbe scoppiata una nuova lite, l'ultima, la definitiva. Il ragazzino più grande è uscito per mettere in salvo la sorella 13enne e il piccolo di 6 anni, facendole rifugiare in casa dei vicini che poi hanno dato l'allarme. La donna è stata soccorsa con un volo disperato in eliambulanza, ma è spirata poco dopo. Di Levrano invece ha tentato la fuga nascondendosi nel buio della vegetazione ed è stato proprio il cane di famiglia a portare da lui i carabinieri. Ora l'uomo si trova in carcere a Villa Fastiggi, rischia l'ergastolo. Lunedì alle 11 è fissata l'udienza di convalida dell'arresto. Ancora per quanto riguarda la cronaca, andiamo nel Maceratese, a Gagliole sono previsti esami tossicologici sul 23enne Ivan Zamparini, piantonato dai carabinieri all'ospedale regionale a Torrette di Ancona in stato di arresto per tentato omicidio aggravato ai danni dei genitori. Il padre è ancora in prognosi riservata, la ricostruzione anche in questo caso. Una parole, perché non è una famiglia che non ha avuto mai problemi, non so dire, guarda, sono stati sempre amici dei miei figli, non era, non ho detto, non so spiegare. Io sto a casa di sotto, non è che, però si sentiva tanto urlare, un ragazzo tanto, non si è capito il perché. Dopo le urla c'è solo sgomento senza parole a Gagliole per il dramma che si è consumato nelle prime ore del pomeriggio di venerdì nel piccolo paesino del Maceratese. Ivan Zamparini, di 23 anni, ha preso a coltellate il padre Terenzio, carabiniere in pensione di 65 anni, e la mamma, Suad Canane. Poi ha rivolto la lama contro se stesso e si è ferito al collo nel tentativo di togliersi la vita. Padre e figlio si trovano ora ricoverati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le condizioni cliniche di entrambi sono stabili, ma la prognosi resta riservata. Non destano fortunatamente preoccupazione le condizioni della madre del 23enne, che si trova tuttora ricoverata all'ospedale di Camerino. A indagare per ricostruire le cause che hanno scatenato la violenza, i carabinieri, stando alle prime informazioni, sembra che i genitori avessero sorpreso il figlio mentre si feriva nel salotto di casa con un coltello e avessero tentato di fermarlo. Un fatto che ha scatenato la reazione violenta del 23enne, che ha colpito prima la madre ferendola in modo lieve e poi si è accanito sul padre colpendolo con più fendenti all'addome e al torace. Ad avvisare le forze dell'ordine e a chiamare i soccorsi vicini di casa della famiglia, che hanno sentito le urla dei tre e non riescono a capacitarsi di cosa possa essere successo. Un evento che per la sua dinamica ricorda quanto accaduto solo alcune settimane fa a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove un ragazzo di appena 17 anni ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello di 12 anni. Abbiamo visto Milano, poi quell'altro fattaccio giù, non mi ricordo adesso dove, Napoli, e quindi non, cioè io non lo so, questi ragazzi si fanno prendere facilmente la mano, si fanno condizionare, io non lo so.
Con la cronaca più leggera in questo caso, andiamo ad Ancona. Ubriachi pretendono bevande alcoliche e al rifiuto del barista lo minacciano di morte. È accaduto la notte scorsa all'interno di un bar in via Flaminia, appunto nel capoluogo regionale. Due di loro di origine camerunense di 30 e 40 anni con diversi precedenti sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e collocati agli arresti domiciliari. Poliziotti intervenuti dopo la segnalazione di una situazione che poteva degenerare hanno invitato gli uomini a lasciare il locale. All'esterno però gli stessi hanno reagito nei confronti degli operatori aggredendoli verbalmente, si sono opposti alla richiesta dell'esibizione dei documenti. Dunque si è spenta a 110 anni, era la più anziana delle Marche, Maria Mochi, la donna dunque più anziana della nostra regione, originaria di San Severino Marche in provincia di Macerata. Maria era nata il 24 luglio del 1914, ha vissuto una lunga vita attraversando due guerre mondiali, rivoluzioni culturali e tecnologiche, era riuscita a vincere anche il Covid. Lunedì alle 10.30 i funerali a Loro Piceno. Va bene? Ed ora andiamo a Loreto per la festa appunto della Natività proprio oggi 8 settembre. Ieri sera c'è stata lungo le vie del centro storico della città la tradizionale fiaccolata con la recita del Rosario preceduta da Monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, con la presenza dei pellegrini della diocesi in abiti ciociari. Lo ricordiamo. Quindi 8 settembre, l'incontro che c'è stato stamattina, il futuro dei minorenni è oggi, quindi un appuntamento di approfondimento alla Sala Macchi del Palazzo Apostolico e poi poco fa l'accensione della lampada della pace. Ed ora andiamo a Recanati con Lunaria, sentiamo Roberto Properzi. Per un'ora d'amore venderei anche il cuore. Un potente viaggio musicale nello spazio e nel tempo, condotto dalla straordinaria voce di Antonella Ruggero, ha chiuso l'edizione 2024 di Lunaria, la rassegna estiva di musicultura realizzata con il sostegno e la collaborazione del Comune di Recanati. Arpeggio elettrico, il nome del magico concerto che ha abbracciato il mondo con brani unici e non replicabili. Nasce dalla volontà di unire dei suoni molto suggestivi dati dal synth basso, dal vocoder di Roberto Colombo e dall'arpa celtica di Adriano Sangineto. Questo connubio crea veramente qualcosa di inusuale e io amo molto cantare dentro questi suoni. Atmosfera affascinante resa ancor più memorabile dal contesto del cortile di Palazzo Venieri, con il pubblico incantato dal talento e dalla presenza scenica magnetica della cantautrice genovese. La poesia non è solo quella scritta, ma secondo me la poesia è un paesaggio, è buona musica, è tutto quello che, specie in momenti così tesi e oscuri come questi, danno all'animo umano qualcosa che elevi lo spirito e la mente, perché è necessaria assolutamente. Una serata unica nel suo genere, proprio il messaggio voluto da sempre da Lunaria. Questo messaggio è arrivato chiaro e forte al pubblico che più volte nel corso della serata si è alzato in piedi e con grandissimo affetto e partecipazione ha seguito passo passo l'atmosfera di questo concerto in un luogo magico. E sottolineo a proposito anche come sia importante che l'indole dei luoghi si sposi all'indole degli artisti, e questo a noi sta molto a cuore. Soddisfazione per la nuova amministrazione Pepa che guarda già al 2025. È stata un'esperienza veramente quasi ancestrale. Siamo molto orgogliosi di chiudere in bellezza Lunaria, che siamo riusciti comunque a organizzare nonostante gli strettissimi tempi di questa coinvolgente e frenetica estate recanatese. Siamo lanciatissimi verso il prossimo anno. Con Ezio sicuramente stiamo lavorando, vogliamo creare sicuramente quelle aspettative che oggi parte un percorso che nel 2025 vedrà grande, grande Lunaria.
E questo per il momento era il nostro ultimo servizio. Ci fermiamo qui. Vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarche.it. Grazie ancora per essere stati con noi e buona domenica.